E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare in Crogiolo semplicemente. E invece no, perché più precisamente andremo a giocare in Pandemonio. Per fare cosa? Perché in Pandemonio, come sapete, si spammano super. Tutte le energie del caricamento della super, delle granate, dell'abilità in generale vengono aumentate. E quindi oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a cercare di fare i tumori e usare quindi le super degli avversari contro di loro, facendo uso di questo ramo bellissimo che è la via della corrente del fulminatore, quindi la nuova alternativa che è stata aggiunta con Forsaken. Essenzialmente, per chi non lo sapesse, con questa alternativa del bastone possiamo far roteare il bastone che respingerà i colpi degli avversari. Facendo ciò quindi potremo respingere anche i colpi delle super. Quindi adesso andiamo subito a vedere in partita quello che riusciamo a fare. Ok, siamo in Equinozio, penso la mappa più orribile che potesse capitare. È una mappa gigantesca, quindi i colpi verranno deviati in una casualità atroce. Nel frattempo sto anche utilizzando... Partiamo subito con la super, una super! Vai, sparami, sparami! Stupida lama dell'alba, sparami! L'ho uccisa! Ah no, l'ho uccisa la bomba nuova, ok. Ok, il problema è che... Aia. Il problema è che, allora, contro le armi è tipo inutile, perché comunque i colpi vanno veramente molto distanti se appunto si spara con un'arma. Non è precisissimo, non si riesce a reindirizzare il colpo in maniera precisa. Però, per esempio, contro una lama dell'alba, se mi scaricasse la super, potremmo vedere che effettivamente questo è un po' un infame. Cerco principalmente il tipo con lo sbarramento. Vabbè, questo lo faccio. Il tipo con lo sbarramento, che l'ha appena usato, e quello con la lama dell'alba in questa partita, perché sono quelli più facilmente respingibili. Poi ovviamente con cose come, per esempio, il... eccolo, il tipo. Con cose come, per esempio, la distorsione o il pugno della distorsione non si può fare niente. Tirami lo sbarramento. Ah, ma ci sono due lame dell'alba. Magari una potrebbe fare al caso mio. Sì, tutto quello che potevano respingere me l'hanno lanciato adesso. E no, però sei infame, mai visto? Dai, eccola. No, l'ho preso, l'avete visto tutti ragazzi, l'ho preso. Questo non riuscirò mai a prenderlo, però vabbè. Quello là l'avevo preso comunque, gliel'ho respinto il colpo, non so perché non mi abbia dato la kill. Che poi teoricamente se vado anche abbastanza vicino ai nemici potrei dover respingere anche i colpi... normali, quindi colpi delle armi. Eccolo. Dai, sono qua. Girati. Sei stupido. Oh, invece no. Spara. Oh, capperetti. Sei infame, però potevi anche spararmi prima. Certo, come vedete, Equinozio non è per niente la mappa migliore in cui potessi fare questa cosa, perché... Eccola. No, quasi. Gli è passato accanto. Questa l'avevo quasi fatta. Ok, adesso finita la partita ne iniziamo subito un'altra. Questa qua c'ero quasi riuscito a farla. Adesso vediamo. Va bene, dopo questa fantastica freccia di Shax siamo in Valle Infinita, la mappa più umana. Quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Vorrei un attimo aspettare, perché so che qua arriverà qualcuno a breve. No. Zan. Riprenditi i colpi, Sì, l'ho fatto. Mi è divertentissimo, ragazzi. Dà una soddisfazione allucinante. Adesso devo provare con una bomba nuova. Qui ho visto c'è una bomba nuova avversaria, oltre alla lama dell'alba che abbiamo già ucciso. Ehi, mister. Uno sconto da titani, non ho capito perché lui ha vinto, perché io avevo i danni tripli, quindi dovevo vincere io, ma va bene. Però intanto l'ho ucciso un'altra volta, tipo con la lama dell'alba, ed è veramente divertentissimo, ragazzi. Vedete che in una mappa più piccola si fa abbastanza facilmente. Che miseria. Aha, adesso bomba nuova. No, c'ero qua, si mi è esploso accanto. Lama dell'alba di qua. Vai di nuovo, lama dell'alba. Hey man. No, l'ho ucciso lo sbarramento. No, sono triste adesso, lo volevo uccidere io. Ovviamente, ragazzi, non vale contro tutte le super, perché super come bastoni o... non so, attacchi corpo a corpo comunque, oppure attacchi ad area come la distorsione, ovviamente non funzionano.
Dov'è la bomba notte? No, c'è la distorsione. La distorsione. La distorsione non si respinge. Cosa che non ha molto senso, tra l'altro, però vabbè. No, scherzavo, non mi picchiare. Mi ha picchiato. Ma come abbiamo già vinto? Ma non è possibile. Raga, Pandemonio non dura niente. Vai, no. Va bene, proviamo un'altra partita. Questa abbiamo fatto un paio di kill respinte. Vediamo un'altra. Io vorrei cercare di respingere una bomba nova. Sono curiosissimo di vedere quante... com'è quando respingi l'onda del caos. Quindi andiamo subito a vedere. Arsight, mi porteresti quelle caramelle mentre do l'annuncio? No, ma... quelli sono proiettili. Lascia stare, faccio io. Ma raga, ma quanto sono belle le frasi di Shax in Pandemonio. Cioè, sono veramente spettacolari. Una volta una detta una veramente bellissima. Non mi ricordo adesso qual era. Però l'ho clippata, ve l'ho detto dopo al massimo, se mi ricordo. Io vorrei trovare, allora, uno sbarramento che vedo molto difficile. E che cazzo. Ok. Dicevo che vedo molto difficile. Oppure un... l'onda del caos sarebbe veramente molto bello. Eccolo! Sì! Sì! L'ho fatto, raga! Eccolo un altro! Sì! È divertentissimo! Ma è veramente divertente respingere gli sbarramenti. Ah, chissà se posso respingere la... l'evoca tempeste. Sei un po' scemo. Tipo... no, non dovevi morire... no! No, però tipo, allora, già che mi hai ucciso non si sa come perché è dietro a tre colonne. Ma potevi almeno aspettare un attimo. Ecco, adesso per esempio potresti. Ah, già questo c'è Galen, allora là ce l'ha la super, vai. Uè! Cosa? Cosa è successo? Sì, giocano con Galen, quindi hanno una super ad ogni kill. Con lo sbarramento diciamo è molto molto più facile perché essenzialmente sono un'onda che ti arriva in faccia. Con la bomba nuova vorrei provare e con... ecco l'evoca tempeste. Allora non prendo danno, però non gliele rispingo. Questo ho fatto tardi. Allora io voglio fare un'ultima partita perché è veramente divertentissimo fare questa cosa. Quindi facciamo un'ultima partita e poi penso che possiamo concludere. Starei qua tutto il giorno, però purtroppo. Spadone di Redrix per chi perde. Ma forse sarebbe il caso. Arsight, prendi carta e penna. Mi è venuta un'idea. Era questa qua la frase che vi dicevo. Quanto è bella, raga, quanto è bella. Ok, vediamo subito cosa riusciamo a fare. La pacifica è molto stretta, quindi se hanno qualcosa che può essere utile dovremmo riuscire a utilizzarlo contro di loro. Adesso giusto un attimo che si attiva la super. Ok, qui vado un botto di prevede, non so cosa c'è. C'è sicuramente uno sbarramento. Vai martello. Oh oh oh. Non ho ucciso il martello. Oh, questa è bellissima, raga. Questa è bellissima. No, perché non c'è la granata? Ho ucciso l'evoca tempeste con lo sbarramento dell'altro tipo. Veramente spettacolare. Questo non so che supera. No! L'ho sprecato. Che culo. Non so come ho fatto a non morire. Ai. Sento qualcheduno dietro di me. Ancora! Non ho fatto niente stavolta, raga! Che culo. Picchiami. Sì, l'ho ucciso. Oh no, non l'ho ucciso io. Comunque sto essendo abbastanza sculato contro gli sbarramenti. Ok, dai. L'onda del caos sento che tu ce l'hai adesso. Eccola. Vai. Spara. Non ho capito. Come ha fatto a uccidermi l'onda del caos? Avevo il coso attivo. Dai, non mi dire che l'onda del caos passa, sennò mi arrabbio. No, aspetta un attimo. Non ce l'ho ancora. Aspetta, se riesco a scappare mi giro, gliela faccio e sono giù su. Ecco. No, che fine ha fatto? No, me l'hanno ucciso. No. Vabbè. Questa me l'ha spiegata. Proprio dovevate regalargli delle kill perché...
Allora, avrei veramente tantissima voglia di farne un'altra. Però purtroppo non lo farò, perché sennò ti viene 3 secoli e mezzo. Stavolta ti hanno battuto. Ma quante granate hai lanciato, eh? Le hai contate? Ho lanciato tutte le granate che potevo lanciare. Raga, ma quanto sono belle le frasi di Shax. Va bene, allora, questo era il video. È una tattica veramente molto divertente, vi assicuro che è fantastica. Non fate tantissime kill, però vi divertite come dei cani bastardi. E vi giuro, vorrei fare altre 8 partite, però purtroppo il video non deve durare troppo, altrimenti poi è un po' un casino. Comunque, qui ragazzi, come al solito, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, raggiungete tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tradissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!